sesta Coppa Italia per il Napoli, un trionfo frutto della compattezza costruita da Gattuso in questi mesi alla guida della squadra. La notte degli azzurri all'Olimpico, raccontata da Nello Di Costanzo. Le note di O Surdato Innamorato a fare da sfondo alla dolce notte romana tinta d'azzurro. La notte dei pensieri e degli amori, dalle lacrime di Caeon che sveste da vincitore la maglia azzurra indossata per 7 anni con grande onore, alla felicità di Insigne, finalmente capitano e condottiero, fino allo sguardo rivolto verso l'alto, verso l'infinito, a cercare gli occhi di Ciro Esposito, il ragazzo ferito gravemente poco prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli del maggio 2014 e morto dopo alcuni giorni di agonia. La notte della pace e del condono, con i calciatori che radunati in mezzo al campo hanno chiesto al patron De Laurentiis di ritirare le multe per la vicenda ammutinamento. È stata la notte degli scontenti o presunti tali, Meret che ha parato il rigore di Dybala e Milik che invece ha realizzato l'ultimo, quello decisivo. Il mister fa le sue scelte, io mi sono fatto trovare pronto oggi che ce n'era l'occasione. E farò così per le prossime volte. È stata la notte di Mertens che, fresco di rinnovo di contratto ma mezzo infortunato, ha stretto i denti scendendo stoicamente in campo. Ma è stata soprattutto la notte di Ringhio Gattuso, la vittoria dedicata alla sorella prematuramente scomparsa. Un uomo vero, radici profonde con un'infinita riconoscenza al mondo del calcio. Il calcio mi ha dato tanto ed è per questo che per me è un lavoro serio e lo faccio con grande passione. Io dei miei giocatori voglio senza appartenenza, voglio rispetto. E quando si lavora si deve lavorare con grande serietà. Infine lui, il presidente De Laurentiis, portato in trionfo dai suoi giocatori. Chi l'avrebbe mai detto?